Siamo qui con il ministro degli affari esteri della Repubblica di Uzupis, il dottor Thomas Tsepaitis, e con il mio collega ambasciatore tibetano Marius. E siccome non parlo inglese, mi affido a Lisa per le domande. So Thomas, first question that we would like to know is about Uzupis and his goals, his achievements. Uzupis Republic was declared 15 years ago in 97, and it still exists. It's a new form of country. A new form of government. Così, la Repubblica di Uzupis esiste dal 1970 ed è una nuova forma di governo. This is very interesting. And so through scusate, volevo chiedere a Thomas esattamente con la Repubblica di Uzupis che cosa si vuole ottenere. Now that we know that Uzupis exists, how it is made? By people who want? Yeah, there are geographical Uzupis, which is was the district of Vilnius, capital of Lithuania, lives 6,000 people, and there are all the people who like this idea are the citizens of Uzupis. Some, the best, are ambassadors of Uzupis, come le dottore Teroni e dottore Abramavičius. In Lituania, a Vilnius, c'è un distretto dove vivono 6.000 persone che desiderano far parte di Uzupis, che come abbiamo già detto è una repubblica. Ora che sei in Italia e sei a Saronno, perché sei venuto a Saronno? Cosa ti aspetti dal rapporto con le persone che incontri? So now you came here. You all came here to meet us. And why is so important to meet people? Well, I like the communities, or let's call them communities, or I call them countries, which has lived by some dream. Dream is a something you very much like to do, but it disappeared or something. I think in Saronno it's a tramway dream. Yeah, you have some tramway. Or there are people are not living by some logic thing. The great energy comes from the heart and from the dream, what you want to. Maybe it would happen with hope. So I search for that and would encourage people all over the earth which would like to live like this on the energy, but maybe they don't know that it's a good way, or something presses them down. Allora, per chi non ha capito, l'intento di questi scambi è per incontrare tutte le persone che non agiscono esclusivamente per la logica, ma che si sforzano di utilizzare il sentimento, ma soprattutto ciò che viene dal loro interno e da quegli impulsi che il cuore manda per poter condividere un sogno e questo sogno viverlo, perché già lo si fa, ma se si fa insieme è uno scambio. Io penso che come inizio è fondamentale quello che è stato detto, che questo è il primo passo
di altri, come ha detto Thomas, in cui si possano creare dei legami che vadano oltre la nazionalità. Yes, while we were talking before, you told me that geography is important because there is distance in between us, but still the most important is to create a kind of a relationship based on direct contact, yes? Yes, of course, any relations is based on direct contacts. Yeah? We have a constitution, which I am an author of this constitution, and the president is another author. And we would share today it with Saronno people. And we have other things that we want to share, and I see a lot of things which I like in Saronno, which I just, for example, this museum is wonderful idea, wonderful. Allora io ho chiesto se ho ribadito quello che era stato detto prima da Thomas, che le relazioni sono quindi fondamentali, e lui ha risposto che è venuto con una costituzione che vuole donare e far conoscere ai saronnesi, in quanto è importante che attraverso la conoscenza appunto di questa Costituzione ci sia poi l'opportunità di sviluppare, di vedere ciò che la città può offrire, e lui è stato deliziato da molti aspetti di Saronno, come per esempio, dice, questo museo, che è una realtà che io adoro. Siamo qui con il mio collega ambasciatore Marius per l'ambasciata tibetana, no? E a lui vogliamo chiedere cosa ne pensa di questi rapporti internazionali tra gli ambasciatori, questo legame che può nascere tra le varie ambasciate sparse nel mondo. Do you need a translation, or you do? You do. Okay. For me, it's very, very nice when a small city in North Italy and is like Saronno is ambassador, and very nice ambassador. We meeting in night him first time in a very crazy situation. I like this idea when Užupis is. Everything what you feeling with in Užupis is like you living different. For me, I like when you want go to Užupis, you go to another side of river, you go to another side of life, in different life. Allora, l'artista Marius dice che ha conosciuto il suo ormai un grande amico, il nostro ambasciatore a Saronno, Giampaolo, in una situazione matta, ed è stato molto emozionante, ed è questo che cerca, l'emozione, la condivisione delle emozioni, ed è questa la cosa che gli sta succedendo, ed è quello che succede tra persone che sono diverse perché abitano in paesi diversi, eppure hanno condiviso questo insieme. Bene. So we thank you. E ringraziamo anche. Thank you, grazie. Prego.